pubblicato presso l'Università Magna Grecia di Catanzaro il libro Lui, Io, Noi. Presente Don Ghezzi, l'autore, e anche la sua coautrice Francesca Serafini. Sono intervenuti anche il professore Michele Figliuzzi, l'attrice Daniela Vitale, che ha letto e interpretato alcuni brani di Fabrizio De André, accompagnato dalla musica del chitarrista Antonio Samà. Moderatore è stato Marcello Barillà, musicista di elevata estrazione che ha già dedicato recentemente un intero spettacolo teatrale a Fabrizio De André. Ma non è stata un'esigenza, almeno per quel che mi riguarda no, sempre cercato di evitare, trovo a volte gratuite tutte queste memoir che escono eccetera eccetera, e quindi ho accettato cercando di dare un taglio diverso al libro e quindi facendolo diventare veramente un libro che avesse una completezza di altro tipo, cioè non soltanto un racconto fra me e Fabrizio, ma un racconto fra l'importanza degli incontri di tutti noi, e quindi diciamo che coinvolgo un po' tutta la gente, tutto il pubblico, diciamo. Ma vengono fuori certe sfaccettature, il suo carattere, gli aspetti, se vogliamo, quelli che già la gente immagina che sono quelli cupi, no? Quelli un po', e invece è anche molto, molto, molto divertenti. Viene fuori la sua disponibilità, la sua generosità nel coinvolgere gli altri, vengono fuori tanti aspetti che magari non tutti conoscono. Si sentiva giovane, io anche mi sento una ragazza, questo è il modo di andare avanti. Cioè abbiamo un rapporto, anch'io ho un rapporto con i giovani, con me se, o loro sono vecchi o sono giovane, non lo so, ma voglio dire, non sento questa grande differenza. Così era lui e così era Fernanda Pivano, ad esempio. Ecco, bisogna cercare di no, con questo non vuol dire che debba mancare il rispetto, ma creare questo tipo di rapporto e parlare lo stesso linguaggio. L'hai conosciuto tu, che l'hai conosciuto il rettore, chi è De André? È un po' tutto quello che ci è sembrato, cioè era veramente, aveva talmente tante sfaccettature, diciamo, e lui non ha mai voluto raccontare le canzoni proprio perché sosteneva che così come ti erano arrivate probabilmente era il modo giusto. Si tende, grazie al cielo, forse è accaduto in un periodo in cui avevamo già un'età matura, diciamo, e poi il fatto di essere stati sequestrati insieme è molto importante, insomma, perché ci si aiuta, perché ci si consola nei momenti di volta in volta. Ma la cosa più bella è che riesci a capire il valore della libertà quando la riconquisti, che quando ce l'hai non te ne rendi conto. Hanno un ruolo, per me non lo so se ha lo stesso ruolo che hanno per gli altri, io credo di sì, perché li vedo, credo, con la stessa distanza, se vogliamo, no? Non dico distacco, ma cioè, voglio dire, non credo di avere chiavi di lettura diverse conoscendolo. Perché anch'io di volta in volta, come succede a tutti, scopro di giorno in giorno qualche cosa che non avevo capito o avevo interpretato in modo diverso, perché ha scritto in un modo che veramente man mano che accadono cose di cronaca, fatti di cronaca giornalieri, infatti c'è sempre qua e là un riferimento a una frase di Fabrizio, come se stessimo scoprendo cosa effettivamente ci volesse dire con quella frase lì.